Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Occhio alla notizia sul canale 17 in tutta la regione Marche e come ormai ben sapete stiamo parlando ormai da diverse ore dell'emergenza coronavirus nelle Marche, in particolare del decreto che ha visto la nostra provincia entrare insieme ad altre 13 e alla Regione Lombardia entrare in un decreto che prevede restringimenti, che prevede situazioni che inevitabilmente ci cambiano e ci stanno cambiando la vita. Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri, dei casi positivi, così come abbiamo detto lungamente anche nel corso della diretta oggi pomeriggio, allora ci dobbiamo soffermare al dato delle 12:30 di oggi. Allora, i test risultati positivi nella Regione Marche sono 272, quindi ci sono 272 positivi nelle Marche, mentre quelli negativi 753. I decessi sono 7, prevalentemente nella provincia di Pesaro e Urbino, e 2 casi ad Ancona. 41 persone sono ricoverate in terapia intensiva, 110 invece quelli ricoverati in terapia non intensiva e 144 in isolamento domiciliare. Questi sono i dati aggiornati, come diceva, l'8 marzo, quindi alla giornata di oggi alle 12:30. Ora, per quanto riguarda invece il dispositivo, il decreto che è stato firmato dal Presidente Conte in piena notte, la notte scorsa, che è in vigore resterà in vigore fino al 3 di aprile, ci colleghiamo con Piazza del Popolo a Pesaro, dove c'è Lino Balestra, che saluto innanzitutto, buonasera di nuovo, e che tra poco ci farà sentire Buonasera. l'intervista al prefetto di Pesaro Urbino, che evidentemente ha passato la giornata a confrontarsi, ad analizzare bene questo decreto per cercare di dare poi direttive specifiche, precise da adottare in tutto il territorio provinciale. Allora, Lino, a te la parola e spiegaci bene un po' che cosa è successo. Sì, buonasera ancora di nuovo a tutti voi. Siamo sempre qui in Piazza del Popolo perché pochi minuti fa, una mezz'oretta e forse più anche, eravamo nello studio del prefetto La Polla che ci ha ricevuto e che ringraziamo per la cortesia e per averci dato quelle che erano le notizie in suo possesso al momento, perché la prefettura è in costante contatto col governo e con i ministeri per avere alcune precisazioni su alcuni passaggi, alcuni passi di questo decreto. Ancora deve avere alcune conferme, alcune risposte, quindi presto verrà emesso un comunicato, ci ha detto, su alcuni passaggi che lui attendeva in giornata, ma probabilmente ci sono alcuni meccanismi anche di comunicazione e di verifica in contatto anche con altri prefetti, ugualmente nelle zone, diciamo così, rosse, se vogliamo usare questa terminologia che ormai è passata, e quindi per avere proprio un confronto anche con loro su come agire, su come argomentare su certi passaggi. Di certo un'argomentazione che sta a cuore un po' a tutti, della quale abbiamo anche dibattuto tutto il giorno, in questa lunga giornata che è iniziata dalle 10 di questa mattina con le nostre dirette e con i nostri interventi, è appunto quella dello spostamento interno alla zona appunto, della provincia. È un provvedimento, questo che lo ricordiamo, riguarda la bellezza di 360.000 abitanti, che è numero più, numero meno, la densità della popolazione della provincia di Pesaro Urbino. Quindi non è uno scherzo. E regolamentare
questo per tante persone sicuramente è un compito estremamente importante e non a caso la prefettura è attiva da ieri sera alle 20 proprio per questo, per dare precise indicazioni. Quindi dicevo la mobilità che forse è l'aspetto che sta più caro a tutti noi. Il prefetto ha risposto precisamente a questa domanda che gli abbiamo posto e effettivamente ha dissipato un po' alcuni dubbi che sono venuti nel corso della giornata. Ma tra Fano e Pesaro ci si può spostare, come, quando, forse? Cioè, no. Allora è stato abbastanza categorico, lo sentirete fra poco su questo, a domanda diretta ha risposto che, interpretando quello che c'è scritto nel decreto, gli spostamenti anche tra i comuni all'interno della provincia sono possibili solo e soltanto secondo quello che c'è scritto nel decreto, ovvero per condizioni di salute, per motivi comprovati di lavoro e naturalmente anche in caso di necessità o per rientrare da fuori provincia. Quindi su questo è stato molto chiaro. La cosa che lui ci teneva a darci come indicazione precisa era anche quella su come dimostrare di essere in necessità di spostarsi per lavoro. Su questo lui si è riservato perché aspetta indicazioni anche dal governo per esprimere proprio una nota precisa, però sul fatto che questo debba avvenire secondo quello che c'è scritto nel decreto è stato abbastanza preciso e risoluto. Quindi questo è un aspetto importante. Per cui adesso io vi farei sentire proprio dalle sue parole quello che ci ha detto poco fa nel suo studio, così affronta anche l'aspetto un po', se vogliamo, emotivo della cosa. Quindi si raccomanda a tutti i cittadini e i residenti della provincia di attenersi scrupolosamente a quello che è il decreto emanato dal governo. Quindi io restituirei la linea allo studio e farei sentire proprio ai nostri telespettatori l'intervista del prefetto La Polla nel suo studio che abbiamo appunto realizzato un'oretta fa. Prego, la linea allo studio e l'intervista del prefetto. È da ieri sera, praticamente dalle 22 di ieri sera, che siamo quasi in riunione permanente con i rappresentanti delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, delle forze armate della provincia, in contatto con altre amministrazioni, alcuni sindaci. Questa mattina abbiamo avuto anche una riunione all'interno del nostro centro di coordinamento soccorsi qui a Pesaro, a seguire un'altra riunione con le forze di polizia, proprio per affrontare, esaminare e dare la piena attuazione a questo DPCM. Abbiamo ovviamente affrontato anche quelli che sono alcuni profili interpretativi e applicativi. Quello che è certo è che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di quest'oggi, nel prescrivere di evitare di spostarsi da e per la provincia di Pesaro e Urbino o all'interno della provincia, preserva lo svolgimento dell'attività lavorativa, dell'attività economica, consentendo appunto gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, ovvero anche per motivi di salute, ovvero per situazioni di necessità. Per cui da questo punto di vista quello che posso dire, posso assicurare, ma l'ha fatto anche il Presidente del Consiglio, l'ha detto il Presidente della Regione, è che tutti i cittadini per esigenze lavorative potranno spostarsi e all'interno dei centri abitati e all'interno dei comuni della provincia e verso l'esterno. Quali sono gli aspetti ancora per i quali attendete maggiori note esplicative da parte dei ministeri, insomma, per avere una chiara situazione da anche comunicare ai cittadini? Ma in realtà stiamo aspettando una direttiva che dovrebbe essere emanata a breve dal nostro ministro dell'Interno circa appunto profili attuativi del DPCM e quindi insomma abbiamo predisposto anche una bozza di circolare con la quale richiameremo l'attenzione dei sindaci, dei dirigenti, degli uffici della pubblica amministrazione, delle stesse forze di polizia sui punti salienti, sui punti principali. Uno dei temi che ci è stato più volte sottolineato è quello di definire compiutamente le modalità con le quali i cittadini che si spostano all'interno della provincia di Pesaro Urbino o verso l'esterno dovranno o potranno documentare, o se
sono chiamate a documentare le comprovate esigenze lavorative o i motivi di salute. Su questo, ecco, riteniamo che con la circolare che dovremmo emanare a breve potremo dare le indicazioni compiute e chiare per facilitare anche il compito dei cittadini, la possibilità per i cittadini di venire a conoscere appieno quelle che sono le modalità applicative del decreto. Abbiamo anche previsto la istituzione, diciamo, di una sezione ad hoc sul nostro sito nella quale faremo convergere tutte quante le informazioni che acquisiremo e anche, ove possibile, risposte a quesiti o a FAQ dei cittadini. Vedremo i confini della nostra provincia, come abbiamo visto sui telegiornali nazionali a Codogno, in altre zone, le forze di polizia che presidieranno i varchi in entrata e uscita, oppure tutto si rimette un po' al buon senso dei cittadini? No, stiamo definendo con le forze di polizia le modalità per dare attuazione a questa ordinanza. Nella circostanza oppure nella situazione di Codogno eravamo in una situazione ovviamente diversa, eravamo in una cosiddetta zona rossa con delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del coronavirus più drastiche. Questo non significa che da parte delle forze di polizia non sarà svolta una puntuale attività di controllo volta a verificare che, insomma, ci sia piena osservanza alle prescrizioni contenute nel decreto. Cosa possiamo dire ai cittadini in ultima istanza, prefetto? Ai cittadini di adottare tutte le precauzioni e le cautele che sono state più volte emanate, indicate dal Ministro della Salute, che vengono riportate su tutti quanti i giornali, così come è stato detto anche dal Presidente del Consiglio, evitare il più possibile di muoversi, evitare il più possibile gli spostamenti. Consiglio, suggerimento, raccomandazione che è contenuta e vale per tutto il territorio nazionale anche all'interno del decreto, ed è una raccomandazione che ovviamente è diretta in modo particolare agli anziani. Bene, sin qui dunque le parole del prefetto di Pesaro e Urbino. Come avete visto, dunque, ci sono ancora alcuni aspetti che vanno chiariti, dunque ci sarà questa circolare che spiegherà ancora meglio e nel dettaglio che cosa fare e che cosa non fare, quindi va da sé che certamente c'è questo decreto, c'è questa legge che va rispettata al 100%, ma la cui applicazione anche da parte delle forze di polizia eccetera avverrà gradualmente, man mano che tutte le questioni si saranno dipanate e dunque tutto sarà chiaro per tutti. Tra l'altro c'è da registrare un commento di Luca Ceriscioli, il presidente della Regione Marche, che dice: gli spostamenti si debbono ridurre all'essenziale. Questo è il principio sano per ridurre i possibili contagi, perché noi stiamo misurando, ha detto Ceriscioli, le conseguenze dei contagi. Per applicare le limitazioni, la prefettura di Pesaro e Urbino si è attivata sin dal primo mattino con le forze dell'ordine per una forte azione di coordinamento, di cui mi complimento, ha detto Ceriscioli, con l'obiettivo di arrivare con un minimo, attenzione, un minimo di gradualità ad una sempre più forte applicazione e con rigore di queste norme, quindi arrivare con gradualità. Chiaramente poi più si andrà avanti, da qui al 3 aprile, meno scuse ci saranno per i cittadini che si faranno trovare eventualmente impreparati oppure non in regola. Ne va, dice ancora Ceriscioli, della nostra salute, di quella delle persone fragili. Queste indicazioni, ha sottolineato, non sono date a caso. Hanno un grande valore ed è giusto mostrare le istituzioni compatte nel far rispettare le regole anche per rispetto degli altri. Questo il governatore Ceriscioli. Mentre il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, oggi anche lui ha lanciato un invito, l'invito a muoversi il meno possibile, meno ci si muove, dice e ha detto, e meglio è, evitando concentrazioni di persone, quindi vivere in modo ristretto senza stare per forza chiusi dentro casa. Insieme al prefetto interpretiamo il decreto nel senso che ci si può muovere liberamente all'interno del comune di appartenenza, al di fuori si esce
per motivi di salute o comprovate esigenze lavorative. Lo stesso vale per uscire dalla provincia, così appunto ha detto Matteo Ricci durante una conferenza stampa all'aperto davanti al Comune in Piazza del Popolo. I controlli, ha detto ancora Ricci, saranno a campione da parte delle forze dell'ordine e anche della polizia locale, in questo caso di Pesaro. I pesaresi che sono fuori città invece possono rientrare tutti quanti, ma questo vale, come abbiamo visto, non solo per i pesaresi ma anche per i fanesi, laddove sono fuori regione, fuori nazione, in altri posti del mondo, insomma possono entrare senza problemi nella città di residenza, di domicilio e quant'altro. Allora, abbiamo sentito prima, poco fa, abbiamo visto nel collegamento con Piazza del Popolo una piazza praticamente deserta, vuoi anche perché comunque sono le 8:30 di sera, immagino che la gente sia attorno a una tavola per mangiare qualcosa, ma comunque una piazza deserta. Mentre oggi sul lungomare, così come quello di Fano, anche di Pesaro e di altre località, c'era tanta gente che ne ha approfittato per fare una passeggiata e noi abbiamo fatto un po' di interviste. In città si percepisce sempre più la preoccupazione dettata dal coronavirus. La situazione si fa sempre più drastica all'interno dei bar, i quali devono rispettare le norme di sicurezza all'interno dei luoghi pubblici. Oggi pomeriggio un pochino di movimento c'è, ma se conti che sono le 5, fra un'ora dobbiamo chiudere. È stato un po' il flusso della domenica pomeriggio, un pochino di meno, però pensavo che non ci fosse nessuno, sinceramente, invece qualcosa c'è perché la giornata è bella. Quali sono gli umori della clientela che ha potuto constatare fino adesso? Allora, il 90% conosce e capisce, il 10% bisogna spiegarglielo, fargli capire insomma che non è una cosa da, cioè per noi è una cosa importante che rispettino le regole, anche perché sennò ci andiamo di mezzo noi come gestori dei locali. E avete avuto delle domande particolari in questi giorni? Allora, gli utenti del locale rispettano le norme perché gliele facciamo rispettare, chiaramente ci sono ancora delle persone che non capiscono bene cosa devono fare, però in quel caso lì siamo abbastanza inflessibili, quindi diciamo ce li sediamo noi, diciamo dove sedersi, come stare con le sedie, le distanze tra, anche se ci sono, però poi le sedie magari le spostano, le riportano, portiamo all'ordine e cerchiamo insomma di educarli, ecco. Non è semplicissimo, molti lo capiscono, qualcuno non lo capisce e bisogna spiegarglielo bene, insomma. Voi avete avuto dei controlli particolari per quanto riguarda le norme in vigore? Guarda, noi ancora no, sinceramente, come ripeto cerchiamo di ottemperare tutto quello che il decreto chiede, continuamente misuriamo addirittura proprio col metro i tavoli, abbiamo messo i segni, i distanziatori, quant'altro, non serviamo al banco, anche i tavoli fuori sono distanziati. In alcuni bar della città di Fano, oltre alle precauzioni da adottare all'interno degli esercizi commerciali, c'è chi prende anche diverse iniziative, modificando il servizio offerto alla clientela dopo le ore 18, orario limite di chiusura che gli esercizi di ristorazione, bar e pub devono rispettare. Quasi la metà degli italiani, il 44%, è preoccupata di perdere lavoro a causa degli effetti generati dalla diffusione del virus. Alla domanda sul grado di accordo rispetto a come le nostre istituzioni sanitarie stanno gestendo la crisi, a larghissima maggioranza l'idea è che inizialmente c'è stato poco coordinamento tra regioni e governo, anche se ora va meglio. A livello nazionale, nell'osservatorio pubblicato attraverso il Sole 24 Ore, il 62% degli italiani si diceva preoccupato per il virus, il 37% dichiarava di aver cambiato alcune abitudini e il 49% esprimeva soddisfazione per l'operato del governo. A Fano cresce sempre più la preoccupazione degli studenti a fronte degli esami di maturità e gli universitari fermi nel loro percorso accademico. Come state vivendo queste giornate senza scuola? Normale, non facciamo un giro, così una passeggiata, adesso aspettiamo un amico, un po' di compiti, niente di che, come sempre. Nel vostro istituto funziona la didattica online? Sì, qualche professore l'ha attuata, altri no, un po' così, adesso penso la facciano un po' tutti. Voi ragazzi invece come la state vivendo questa situazione? Ci stiamo un po' annoiando. Però comunque la mattina con le video lezioni qualcosa facciamo per la scuola e speriamo che si ritorni alla normalità più presto, anche perché non possiamo nemmeno più allenarci per i nostri sport. Avrà l'esame quest'anno? No, io faccio il quarto, però è comunque scocciante perché dopo anche d'estate dovremo recuperare qualcosa,
e non è una cosa gradita, cioè sicuramente rompe. Sicuramente le lezioni andranno oltre il dovuto, cercando di recuperare tutte le lezioni perse, che con le video lezioni non conviene fare, secondo me. Cioè, già con la lezione tra tutti gli alunni e il professore di persona già impari molto di più, secondo me, e conviene più che altro per il fatto di istruzione. Come la sta vivendo questa situazione? Ma abbastanza bene, sono un po' arrabbiato per la situazione dell'università, ma semplicemente perché vorrei dare degli esami, mi sa che adesso per un po' non si sa come andrà a finire. Ci sono le lezioni virtuali, però non è la stessa cosa, cioè io avrei bisogno di andare a scuola, ascoltare almeno una lezione, così è difficile. Secondo lei sono utili le lezioni online? Sì, utili sì, però non è come una lezione vera, secondo me. La diffusione del virus non ha fermato i fanesi, complice la bella giornata di sole. Molti si sono recati all'aria aperta tra aperitivi e chiacchiere tra amici. La prendo con cautela, esco, oggi è una bella giornata, usciamo. Nei locali ci vado ugualmente, ma uno alla volta, come dice il Ministro della Salute. La pura mia, se magari involontariamente l'attacchi ai nonni, ai genitori grandi, quello. Signore, state prendendo un caffè oggi? Sì, 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 un caffettino, così un po' aria, penso non succede niente. A distanza? Sì, sì, distanza, con distanza, lontano. Ti preoccupa un po' questa situazione che si sta verificando qui in zona? No, per cosa? No, tutto a posto, solita roba, come... No, no. Dunque, un aperitivo appunto per non pensare a questo virus? Sì. Sì, tanto bisogna anche uscire un po' per prendere un po' d'aria comunque. Ci siamo già stancati di questa situazione, speriamo che passi alla svelta. È un po' preoccupato dunque di... Guarda, mi danno la mascherina ma mi dà fastidio andare in giro con la mascherina. Sono preoccupato, sì. Ha fatto scorta lei per quanto riguarda gli alimenti? Scorta mica troppo, però insomma penso che non... Si arrivi al punto di non avere gli alimenti. Male perché siamo un po' preoccupati, all'inizio no, poi invece comunque le scuole chiuse da tempo, il lavoro comincia a essere limitato e quindi cominciamo a preoccuparci. Oggi siamo usciti perché eravamo a pranzo dalla mamma per fare una passeggiata con i bambini, però siamo sempre a lavarci le mani, attenti, non tocchiamoci niente, che è anche brutto, però questo è. Comunque anche la gestione dei figli è complicata all'interno delle case. È complicato perché la scuola non c'è, i compiti ci sono e tocca farli, andare avanti, e è normale che loro non sono come 5 ore di lezione a casa. E in più comunque anche loro vogliono uscire, vogliono fare, e anche adesso vogliono stare a fare un giro in passeggiata, non vuoi dir di no, alla fine stanno tutto il giorno a casa. Adottiamo tutti quei consigli che ci stanno dando e la viviamo tranquillamente. Non facciamoci prendere dalla fobia, che quella sarebbe il pericolo più grosso che ci può essere. Lo stiamo vivendo veramente, diciamo, da cani, perché la informazione c'è, però non tanta come la vedo io. Cioè ci vorrebbe qualcosa di più specifico, perché noi bene o male, vabbè, ci dicono di non uscire da casa, però dobbiamo fare veramente i carcerati in casa. Io dico la verità, io ho bisogno perché devo camminare, devo deambulare, però ci sono pure case e case a questo punto. Poi la distanza di sicurezza, vabbè, noi diciamo la rispettiamo, guarda, girate un po' quei ragazzi, quelli ci mantengono un metro, no? E allora signori, è una mala informazione questa. Stando così le cose, guardando le cose che ci siamo dette nel corso di questo pomeriggio, io credo che se non si cambierà regime, probabilmente al coronavirus gli daremo la residenza e la cittadinanza fanese, ma comunque vedremo, speriamo. Intanto parliamo del COC, il Centro Operativo Comunale, che è stato attivato questa mattina dal sindaco di Fano Massimo Seri. Massimo Seri, che oggi pomeriggio alle 17 ha tenuto una conferenza stampa insieme ad alcuni assessori, al vice sindaco, e per discutere di questo provvedimento del governo, ha dato alcune indicazioni. E allora vi facciamo sentire questa intervista che abbiamo realizzato al termine di questa conferenza che abbiamo trasmesso su Fano TV in diretta, anche sui social, quindi se volete la potrete rivedere sulla nostra pagina di occhioalanotizia.it. Che cosa è venuto fuori in queste ore di approfondimento di questo decreto? Allora, intanto queste sono le interpretazioni che abbiamo dato come COC in dialogo anche con la Prefettura. In questi momenti dovrebbero arrivare anche delle circolari esplicative
i vari ministeri ci stavano lavorando. Io spero che non ci arrivino in tarda notte come è avvenuto col decreto ieri sera, perché potremo dare ulteriori informazioni in tempo reale appena ci giungono queste circolari. Al momento sono l'interpretazione, io penso che al 90% sia quella corrispondente, che abbiamo dato come COC. Il COC, lo ricordo, è composto da tutte le funzioni, da tutti i responsabili presenti nella città. Questa mattina l'abbiamo esteso anche alle forze dell'ordine, anche coloro che sono deputati ai controlli, proprio per avere una condivisione e parlare tutti lo stesso linguaggio, perché in questi momenti si rischia di dare un'informazione e poi magari chi controlla ne interpreta in un altro modo e si aggiunge altra confusione a quella confusione che c'è stata da ieri ad oggi. Quindi al momento le interpretazioni che abbiamo dato sono quelle che vanno applicate. Poi ci sono ulteriori elementi, sarà nostra cura comunicarli tempestivamente. Si parlava anche di agevolare i lavoratori che devono spostarsi attraverso delle proprio dichiarazioni del datore di lavoro, che sia una sorta di autorizzazione a spostarsi all'interno del territorio, è così? Sì, ovviamente l'obiettivo del decreto è quello di ridurre al massimo gli spostamenti. Ovviamente si vuole tutelare il lavoro, perché non dimentichiamo gli effetti anche economici che tutta questa vicenda sta portando. Tutelando il lavoro significa consentire alla gente di andare a lavorare e consentire anche il trasferimento delle merci in entrata e in uscita. Ovviamente se si viene fermati, chi viene da fuori provincia per venire a lavorare, penso a tutto il distretto dell'ingegneristica dove ci sono tanti ingegneri che vengono ad altre province, dovranno dimostrare che vanno per lavoro. Adesso oggi è domenica, domani è lunedì, non tutti potranno avere una documentazione, un foglio dell'azienda, ma da domani questo è possibile. Siamo in emergenza, qual è la situazione? È veramente, come dire, un momento, un passaggio difficile della nostra comunità? Qual è un po' il suo sentire, il suo umore? Beh, intanto mi viene da dire che Fano è stata messa a dura prova in tante circostanze e abbiamo sempre dimostrato di essere all'altezza delle situazioni che si sono verificate. Questo è per il merito di tanti, a cominciare anche da Fano TV, che è stato nelle emergenze un strumento straordinario di informazione e comunicazione in tempo reale, cosa che altrimenti diventerebbe difficile fare. E soprattutto perché c'è una sinergia, un dialogo, una collaborazione che non sempre si trova nelle varie realtà. L'umore è quello della preoccupazione, ovviamente, anche se io dico non dobbiamo esagerare nell'allarmismo, dobbiamo chiamare le cose con i propri nomi e cognomi, senza sopravvalutare né sottovalutare. Qual è il vero obiettivo di questo decreto nuovo? È quello di ridurre le occasioni di contagio per evitare che le nostre strutture sanitarie si trovano in difficoltà. Già lo sono. Per quello che riguarda Fano, dico che i posti letto per la rianimazione sono raddoppiati, c'è un lavoro di riorganizzazione importante che viene fatto giorno dopo giorno, e allora per questo mi sento veramente il dovere di ringraziare di cuore tutti gli operatori che stanno facendo un lavoro immane, con turni saltati, la gente mette il cuore oltre l'ostacolo. Però ecco, su questo va detto che insomma la nostra sanità sta funzionando bene. E allora ecco, anche quando sento qualche polemica su alcuni reparti che temporaneamente sono stati trasferiti, mi fanno un po' arrabbiare, perché non si comprende in quale condizioni stanno lavorando. La gente, devo dire, la sta vivendo anche con senso di responsabilità. C'è preoccupazione, c'è la consapevolezza che dobbiamo essere comunità, che dobbiamo fare tutto il nostro dovere, perché anche i singoli comportamenti oggi diventano importanti. Un'ultima cosa volevo chiedere, poi la lascio perché è sicuramente impegnato. La prefettura e il prefetto come figura centrale svolge un ruolo importantissimo in questi frangenti. Aspettate comunicazioni anche da loro? Siete in contatto? Come è un po' il rapporto con la prefettura? Ma devo dire, il prefetto è una persona eccezionale, di grande competenza, di grande disponibilità, ha subito capito la situazione dai primi minuti, dai primi giorni, è stato tempestivo anche nelle riunioni, facendo circolare le informazioni, coinvolgendoci, e quindi lo devo ringraziare. Noi siamo in costante contatto, anche poco fa ci siamo messaggiati, adesso lo chiamerò perché man mano mi arrivano anche cose nuove, adesso mi è
arrivata una telefonata di una situazione particolare familiare alla quale non sono stato in grado di dare una risposta e quindi lo chiamerò per capire come comportarmi e quale suggerimento dare alla persona. Quindi lo sentiamo molto vicino e molto collaborativo. Abbiamo chi ha seguito la diretta del pomeriggio, questa diretta Fiume dalle 5 del pomeriggio, avrà sentito due collegamenti telefonici in particolare. Il primo con Maria Flora Giammarioli, la presidente dell'ente carnevalesca, che è risultata positiva al coronavirus. Abbiamo sentito e fatto una battuta, qualche battuta insieme a lei. E poi abbiamo parlato con il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Renato Claudio Minardi, che proprio perché era stato qualche sera fa a cena con una cena di lavoro con la presidente dell'ente carnevalesca Giammarioli, dice: dopo averle stretto la mano e aver saputo che era positiva, mi sono messo in autoisolamento nella mia abitazione. E c'è un'altra persona, un altro politico che è finito in autoisolamento in questi giorni. Si tratta dell'assessore Caterina Del Bianco, che è in quarantena volontaria. Buonasera Del Bianco. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto le chiedo come sta. Bene, non ho sintomi, sto bene, però è partita in via precauzionale una quarantena perché sono tra i 29 nomi con cui Maria Flora ha avuto contatto, quindi per questo parte un percorso da parte dell'ASL che mi ha intervistato, mi ha chiesto che tipo di contatto avevo avuto con Maria Flora Giammarioli. È stato un contatto di più di 15 minuti, ravvicinato, quindi per questo, per via precauzionale, personale per gli altri, è giusto evitare i contatti. Ecco, comunque mi pare che, ecco, non so se lei ha avuto modo, mentre attendeva la telefonica, di vedere il telegiornale, di vedere le scene di vita quotidiana che abbiamo mostrato poco fa con delle interviste, un servizio anche piuttosto lungo, un po' fuori dal normale, ma oggi l'abbiamo permesso. Gente che praticamente, come se nulla fosse, anzi un po' scocciata del fatto che chi non poteva andare da una parte, chi non poteva fare gli esami, quindi secondo lei c'è la percezione, da una parte lei che si mette in autoisolamento soltanto per essere stata vicino un quarto d'ora con una persona positiva e quindi ha fatto esattamente quello che prevede il protocollo e tutto quanto, quindi un senso di responsabilità molto forte, dall'altra invece verrebbe da dire quasi un senso di incoscienza, delle azioni un po' così incoscienti di gente che comunque vive tranquillamente come se il problema riguardasse gli altri. Lei che cosa ne pensa? Io ho avuto contatti con l'ASL, perché questa non è una quarantena volontaria, ma in realtà è una prescrizione obbligatoria. La situazione è molto seria, anche ho avuto modo di contattare persone che lavorano all'ospedale, la situazione è molto seria, non va sottovalutata. E in questi giorni telefonicamente ho avuto modo di interpretare insieme alle persone il decreto, che comunque è chiaro ma lascia alcune porte aperte alla valutazione, e non va assolutamente sottovalutato e va applicato il buon senso, questo mi sento di dirlo, perché ci sono occasioni che si possono evitare. Da una chiacchierata di mezz'ora con una persona positiva io posso aver creato ulteriori danni con un effetto a catena veramente spiacevole, perché poi non tanto per me ma per le persone con le difese immunitarie basse si rischiano di fare veramente dei danni importanti, quindi questo il tema vero è per le persone che ci stanno accanto. Secondo lei, poi chiudiamo, il fatto di aver un po' sminuito la portata di questo virus, all'inizio si è detto ma è poco più che un'influenza, nella peggiore dei casi addirittura ma tanto muoiono solo quelli dei 70 anni in su, ma questo facciamo finta di non averlo sentito, ma è comunque vox populi. Secondo lei l'aver sdrammatizzato troppo ci ha portato a questo modo di reagire a questo virus da parte di molti? I decreti hanno sempre parlato chiaro e i numeri hanno fatto la differenza, perché la modalità di contagio che fa davvero triplicare i numeri dalla sera alla mattina, quindi forse se si è sottovalutato leggermente nelle prime settimane, quando poi si è parlato di chiusura delle scuole si doveva comprendere che la chiusura delle scuole significa impedire il contatto diretto tu per tu dei bambini, dei più piccoli e degli adulti, tutto il personale, quindi era un segnale che anche nelle attività pomeridiane, nelle attività del tempo libero si doveva frenare e applicare quel buon senso di cui parlavo poco prima.
I tempi del telegiornale, come dico spesso, sono sempre un po' stretti, quindi ci sarebbero tante domande da fare anche a riferimento alla delega che a lei è importante, pesante come la cultura. Abbiamo detto e visto che praticamente tutto il cartellone del teatro è stato spostato, saltato, sono saltate tante cose che recupereremo chissà quando, adesso per il momento dopo il 3, ma bisognerà vedere poi se questi numeri a cui faceva riferimento anche lei saranno destinati a modificarsi in senso buono per noi, per l'essere umano, oppure la battaglia continuerà a vincerla, questo nemico invisibile che si chiama Covid-19. Io la ringrazio e le auguro buona serata. Intanto noi ci fermiamo qui, ma voglio salutare prima Lino Balestra con l'operatore Stefano Bagnesi che si trova in Piazza del Popolo a Pesaro. Lo ringrazio, lo saluto, gli do appuntamento a domani, vediamo se c'è ancora in collegamento, se la regia riesce a... Ce l'abbiamo? Eccolo qua. Allora, ce l'abbiamo... Vedo anche sì. Che a distanza di sicurezza c'è un ospite. Sì. Allora, abbiamo fermato una delle poche persone che stanno attraversando la piazza in questo momento, è Simone, che tra l'altro è un cuoco e si trova in questo momento qui in piazza perché stava andando a casa e perché la sua attività ha deciso giustamente di rispettare l'ordinanza e di chiudere. E però gli chiediamo come state prendendo queste prime ore di decreto, insomma, che obbliga a questa mobilità un po' così ristretta. Beh, siamo tutti un po' scioccati perché comunque non sappiamo ancora come gestire la situazione. Come le dicevo prima, la nostra attività ha deciso di chiudere proprio per evitare altri problemi di qualsiasi natura, quindi aspettiamo novità, aspettiamo qualsiasi cosa ci dicano per capire qualcosa in più, insomma. Da cittadino normale questa situazione, insomma, come ti trova? Lo stato d'animo, al di là del lavoro? È paradossale perché da vent'anni non l'ho mai vissuta una situazione del genere, quindi viverla in prima persona, tra l'altro da non cittadino pesarese, mi fa strano perché tra l'altro io non sono di qua, sono qui per lavoro, quindi mi fa ancora più strano. Quindi... Adesso non si potrà uscire fino al 3 di aprile, quindi che cosa si fa? Cosa farete? Cosa si fa? Cercheremo di vivere una vita il più normale possibile, al lavoro non si andrà, cercheremo di stare il più possibile o a casa o comunque fare qualcosa che ci porti via il tempo, insomma, che ci faccia passare la giornata, insomma, vedremo. Al lavoro che cosa si è detto? Giustamente fa il cuoco, quindi tra di voi che lavorate nella ristorazione qual è, insomma, l'idea che avete di queste cose? Lavoro. Alcuni miei colleghi sono arrabbiati perché giustamente alcune attività sono aperte nelle ore diurne, mentre noi che lavoriamo di sera non ci sembra giusto farci chiudere perché, come diceva il nostro titolare, noi perdiamo lo stipendio questo mese, perdiamo comunque, lui perde l'incasso, quindi è una situazione un po' particolare. Assolutamente, soprattutto per me che ho 20 anni, ho appena iniziato a lavorare, perdere il lavoro per questa situazione surreale sarebbe veramente assurdo e strano allo stesso tempo, quindi speriamo bene. Bene, direi che è chiarissimo sia lo stato d'animo che anche la condizione nella quale Simone si trova, come lui tante persone che stanno affrontando queste prime ore di decreto con le limitazioni sia in ambito lavorativo ma anche di vita interpersonale che questo comporta. Quindi uno spaccato di società e di vita lavorativa che si impatta con le disposizioni del governo a livello centrale. Grazie, grazie mille, grazie a Lino, grazie agli ospiti, grazie per questa corrispondenza. Allora, noi ci fermiamo qua, vi diamo appuntamento a domani mattina alle 7 con la rassegna stampa, daremo un'occhiata ai titoli delle notizie più importanti come facciamo tutti i giorni, e però vi ricordo ancora una volta che per tutti gli aggiornamenti potete consultare il nostro sito internet occhionotizia.it che è sempre aggiornato giorno e notte. Vi invitiamo ad iscrivervi a Telegram, a scaricarlo sull'applicazione del telefono, con l'applicazione del telefono, perché lì, attraverso questa piattaforma, attraverso Telegram, che è il gemello di WhatsApp per chi non lo conoscesse, però è un po' più affidabile. E allora, Telegram è il servizio che abbiamo deciso di utilizzare per gli aggiornamenti davvero in tempo reale, dove distribuiamo anche grafiche, infografiche, decreti,
tutto quello che riguarda le città della provincia di Pesaro Urbino, la regione Marche e in alcuni casi anche il coronavirus in generale, quindi aggiornamenti davvero completi a 365 gradi. Poi, che dire, la diretta di domani alle 7, domani di nuovo l'appuntamento con il telegiornale, poi domani sera c'è il primo cittadino ospite, ci sarà il sindaco di Colli al Metauro, Stefano Aguzzi, dove fino a ieri c'erano due tamponi positivi a Colli al Metauro. Ma naturalmente se ci sarà la necessità di andare in diretta, di fare aggiornamenti come abbiamo fatto anche nella giornata di oggi, sapete che noi siamo sempre qua pronti a entrare insomma, nelle vostre case con tutte le notizie del caso. Grazie per averci seguito, per essere stati con noi e buona serata a tutti.